Ciao! Volevo parlarvi di due ordini che ho fatto settimana scorsa da due differenti siti, tutti e due entrambi riguardanti la cancelleria, la cartoleria e lo scrapbooking. Il primo di cui volevo parlarvi è Timbro Scrap Mania. È arrivato su questo enorme scatolone qui e niente, vi mostrerò cosa c'è all'interno di quel pacco. Allora, parto col dire che tutto era imballato meravigliosamente all'interno di questo pluriball, si chiama, penso. Ed era tutto diviso da questi cartoncini bianchi qui, in modo che non si strisciasse la laminatura, eccetera. Era tutto per evitare che il contenuto del pacco si rovinasse essendo stato tramite corriere, insomma, il pacco era tutto pieno di carta da giornale e di questi cosi qui, per evitare che si sballottasse la roba che ho preso, la roba. Le cose che ho preso. Allora, il primo sito, sì, da cui ho ordinato è stato appunto Timbro Scrap Mania. Il biglietto da visita è questo. E come sempre, sì, come diciamo regalino, mi hanno dato questo qui che penso sia o un magnete o un adesivo. Comunque, passiamo alla cosa interessante, ovvero quello che ho ordinato io. Ho ordinato tutte cose per la mia agenda, come sapete, io ho già, se seguite i miei video, insomma, io ho già la mia Erin Condren, però avevo bisogno di un'altra agenda perché allora la rincontro, ci scrivo tutto, però avevo bisogno di un'altra agenda per scriverci un po' più dettagliatamente le spese e turni di lavoro e da utilizzare un po' come diario. Va, ve la faccio vedere subito, dai. Il pezzo forte è lei. Questa si chiama Happy Planner ed è di Create 365. La ragazza si chiama Mambi, se non sbaglio, ed è di uno shop che si chiama Me and My Big Ideas, casomai ve lo scrivo qui. Ed è un'agenda stupenda, secondo me, ovviamente. Allora, il layout è molto simile a quello della Erin Condren che ho già. Per esempio, la vista mensile è questa qui, quindi come la Erin Condren. E la vista settimanale è questa qui. Beh, ogni mese è separato da questi, si chiamano divisori, tipo sì. Per esempio, prendendone uno a caso, uno carino magari, che ne ho visti tanti, ecco, per esempio. Questo qui è uno. Ah, il segno col mese che è laminato, invece la parte del divisorio in sé è di carta, normale come tutto il resto dell'agenda. Non ogni, però la maggior parte dei divisori ha tipo queste citazioni un po', diciamo, come si dice, motivazionali, insomma. E sono tutti davvero carinissimi, per esempio gennaio, fatto così, oppure che ne so, aprile, così, insomma tutte così. Alla fine di ogni mese c'è un riepilogo generale, diciamo, con scritto i compleanni, le festività del mese, eventi speciali, date importanti da non dimenticare, e gli obiettivi raggiunti di dicembre, insomma. È molto carina.
Davvero, davvero molto carina, soprattutto considerando che l'ho pagata 24,99. Gli anelli, non so se riuscirete a capire, ma sono dei cerchietti di plastica in cui vengono inserite le pagine. Hanno la dimensione dei classici, si dice, perforatori, dei classici perforatori, e sono degli anelli davvero davvero bellissimi, perché guardate, vediamo se riusciamo, si vede che sono dei cuoricini, sì, ok, speriamo. E le copertine sono, cioè sia il fronte che il retro sono appunto laminate, ed è davvero carina. Questo è il nome della produttrice, cioè del produttore, insomma. E nulla, questa era la parte più bella. Passiamo ad altri acquisti decorativi che ho fatto. La prima cosa viene sempre da questo sito, però il nome del brand è ID Swap. Questo qui, forse. Dovrebbe. E è della, appunto, della carta da scrap fatta così. Allora, la copertina è questa e questi sono tutte le carte che ci sono all'interno, quindi c'è questa. Ah, la carta da scrap è molto spessa come carta, quindi c'è questa, poi c'è questa fantasia qui, poi per esempio questa fantasia qui, questa, questa, insomma, davvero carino e mi è utile per l'agenda, insomma. Altri acquisti che ho fatto sono stati quattro blocchi di adesivi da 6 o 5 fogli ciascuno e sono sempre di Happy Planner, della marca dell'agenda. Allora ve li faccio vedere rapidamente. Prima questo, tutto dorato, con la laminatura dorata, e sono tutti abbastanza funzionali come adesivi. Per dire, c'è to-do, oppure icone utili per organizzative, insomma. Questi qui. L'altro è identico, sempre utile, insomma, organizzativo, però è tipo in color seppia, nero, rosa pastello e color Tiffany, quindi fatto così, e le pagine sono identiche all'altro. L'altro è sempre uguale a questo, che però è tutto colorato. Mentre l'ultimo ha tutte citazioni o sì, sempre comunque scritte motivazionali, appunto. Sono tantissime, sto a leggervele tutte. Questi sono davvero utili per chi ha un'agenda ed è appassionato tipo me nel decoro dell'agenda, insomma, tutte queste cose qui. Ultima cosa che ho preso, sì, da questo sito è stato questo qui. La marca è Project Life e sono 45 adesivi, però spessi, cioè tipo di cartone, non so se riuscite a vedere, cioè rispetto a questi che sono su carta, questi qui sono proprio di cartone, sì sono di cartone, non li ho ancora utilizzati, mentre quelli sì, non ho potuto aspettare, e sono tutti così molto carini, dovrebbero essere, sì, tre fogli, il marchio è appunto questo qui.
Ok. Con questo sito qui mi sono trovata veramente molto bene. Tempi di spedizione brevissimi perché spedisce da Roma. Quindi ho ordinato il giovedì mattina e il venerdì a mezzogiorno era già arrivato. Sì, ovviamente la spedizione era tracciabile. Vi lascio i prezzi nell'info box. Le spedizioni nel totale sono venute a costare 8,90 e spediscono con Bartolini, Corriere, quindi. E la cosa figa di questo sito è che vende tutte cose, cioè tante cose, vende tante cose di marchi oltreoceano, quindi americani principalmente, che comprate dal loro sito, comprate in un sito americano, oltre al rischio dogana che sono un mucchio di soldi buttati via, oltre alle spedizioni internazionali che vengono a costare un fottio, in più hanno i tempi di spedizione davvero davvero lunghi. Quindi io ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, e se siete appassionate come me, perdetevi tra i suoi menu a tendina, insomma, che hanno davvero tante cose. Il prossimo sito è Paper Chase, è inglese, quindi spedisce dall'Inghilterra, quindi non c'è nemmeno qui rischio di dogana. Paper Chase, eccolo qua. E Paper Chase spedisce con le poste inglesi, non mi ricordo come si chiamano, aspettate che vi dico subito. Tra l'altro guardate che carina la loro fattura. Spedisce con, non c'è scritto, DPD, che sono appunto le poste del inglesi. Mi è arrivato, ho ordinato solo una cosina perché volevo essere sicura prima di ordinare altro, ed è una cosa che mi serve effettivamente. E arriva in questa busta qui, tutta già col pluriball all'interno, quindi davvero protetto, insomma. E ho ordinato solamente questa agenda qui, è formato A6 credo, quindi la mia mano è questa qui, e mi serviva un'agendina da tenere in borsa per... Sì, ho tre agende, ragazzi, ho tre agende, non importa, ognuno ha le sue passioni. Comunque mi serviva appunto un'agendina da tenere in borsa, perché altrimenti non ha una grande utilità, cioè ha utilità se tenuta a casa, ma mi serviva appunto anche da tenere in borsa. Allora arriva dentro questo sacchettino trasparente e avvolta da questa busta trasparente. Io ho scelto questa qui, parte dal 2016 e ha due giorni per pagina, quindi così, tipo. Allora, Paper Chase dovrebbe vendere, oltre a marchi, cioè al suo marchio, quindi proprio agende Paper Chase, come questo, vende anche Filofax, che molto spesso sono strascontate, quindi dateci un occhio. Niente, la mia agenda è semplicissima, tipo quelle delle banche. Questi due giorni qua. E poi non so se c'è mensile, fatemi vedere. No, non c'è. Non ci sono i riquadri mensili, parte direttamente dall'uno. E niente, questa è semplicissima, con le tutta zigzag, e mi serviva, quindi sono molto contenta. Bene ragazzi, questo era il mio video. Io spero vi sia piaciuto. Se avete domande, fatemele sapere nei commenti, e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!